avete avuto anche il tempo di rimanere assieme in questi giorni. Vi chiedo che risposte umane ho avuto da questo gruppo. C'è stato insomma, se magari qualcuno l'ha sostenuta, se la scuola l'ha sostenuta anche magari in questi giorni che possono essere anche così difficili per lei, mister. Per me non sono giorni difficili, per me sono giorni come quelli iniziali, sono sempre stati difficili, non lo sono mai stati, dipende dai punti di vista. Io mi metto in discussione quotidianamente, l'ho fatto dal primo giorno che sono arrivato in questa città, sapendo quella che era la mia grande responsabilità e conoscendo quello che è il mio grande entusiasmo e la passione che metto in quello che faccio. Quindi per me sono giorni come sono sempre stati dall'inizio, dal primo giorno in cui sono qui, e ho continuato a lavorare come abbiamo sempre lavorato insieme ai ragazzi, quindi non ho avuto bisogno di niente di diverso da quello che c'è stato in tutte le altre settimane. È il peggiore che sarà possibile lo Spezia che non perde dal primo dicembre per questa partita che è stata definita anche decisiva dalla società? È un avversario di qualità, ripeto, è un avversario che ha entusiasmo, che ha brillantezza, che è riuscito a mettere in difficoltà tantissime squadre, che anche nel girone d'andata ci ha fatto vedere quelle che sono le sue potenzialità. E quindi un avversario scorbutico, come lo sono tutti in questo campionato, però rispettandoli, come abbiamo sempre fatto con tutti, sappiamo di avere le potenzialità per poter fare un'altra bella prestazione. Ciao mister, ben trovato. Ciao. E prima, se non ho sentito male, tu hai dichiarato che non avete domani l'obbligo di vincere, però così facendo, insomma, la tua posizione sarebbe ancora più complicata quando dovesse arrivare a un risultato pieno. E questo è un pensiero che fate voi, e giustamente siete liberi di poterlo fare. Io, come ho detto poco fa, vado avanti come ho sempre fatto dal primo giorno che sono arrivato in questa città, lavorando e provando a fare il meglio con questo gruppo. E il meglio con questo gruppo significa domani provare a fare una grande prestazione, perché spesso quando ci siamo riusciti abbiamo portato a casa anche i risultati. Non ti senti però delegittimato dalla tua società, visto che i contatti con altri tuoi colleghi sono stati presi? Assolutamente no. Parlando invece di calcio giocato, Matos, oltre alla squalifica c'è anche questo infortunio, insieme a Munari, quali novità potremmo trovarci domani allo Stadio Pico? Ma abbiamo degli indisponibili, abbiamo Tozzo, Ragusa, Crescenzi, Kumbulla, Matos, Munari e Danzi, gli altri sono tutti a disposizione, che sono 18 ragazzi di movimento più 3 portieri. E in 21 partiremo per provare a fare un risultato importante nella partita difficile. Tu che lo conosci molto meglio di noi, come giudichi l'uscita del direttore sportivo Toni D'Amico? Ma io raramente giudico, quindi non lo farò neanche in questo caso. Come commenti allora? Raramente commento, quindi no, scherzo. Ognuno prende le responsabilità delle proprie azioni. E a me piace sottolineare in questo momento quello che ho sempre sottolineato, ma penso non ci sia nemmeno bisogno di farlo: il lavoro importante che ha fatto il direttore in questa stagione, perché è stato in grado di portare in questa città dei ragazzi di qualità, tanti giovani, altri meno giovani, ma comunque di qualità. Ha saputo rinnovare una squadra che veniva da un periodo difficilissimo, e purtroppo credo che questa squadra stia anche pagando delle conseguenze di alcune azioni che non sono state fatte da noi, però questo fa parte anche del gioco. E aggiungo a questa disamina tecnica il fatto che ho un rapporto diverso da quelli dai rapporti che circolano nel calcio, quindi questo tipo di rapporto che ho con il direttore e questa stima calcistica che ho detto poco fa sicuramente non cambierà o viene scalfita da episodi che sono passati o che potranno solo passare. Ultimissima, quindi non ti ha dato minimamente fastidio vedere che insomma il tuo nome è più che in bilico e che soprattutto la società l'abbia contattato, abbia già raggiunto l'accordo con altri tuoi colleghi? Ma l'avevo già visto diverso tempo fa, quindi questa è una bella abitudine che abbiamo nel nostro calcio, e io ci sono dentro, mi piace tantissimo questo sport, anche se questo lato mi piace meno, però standoci dentro, essendo appassionato a questo sport, devo saperlo accettare, quindi assolutamente non mi ha dato fastidio, perché so che fa parte del gioco e so anche che sono convinto di quello che faccio, ci credo fortemente, e per ottenere dei risultati importanti ovviamente c'è bisogno che questa convinzione sia a tutto tondo, che ci sia un sostegno e una fiducia generale, perché per ottenere dei risultati importanti sicuramente è più complicato farlo quando le componenti dello stesso ambiente vanno in disaccordo. Grazie. Alla scuola è sempre stata un po' attribuita una mancanza di personalità nei momenti chiave, nella
della stagione, mister, è in grado di reggere una pressione di questo tipo? È una domanda poi anche abbastanza semplice, visto un po' il passato, il percorso di questa squadra. Beh, diciamo che avete fatto di tutto per non alleggerirla, quindi domani troveremo meglio la risposta a questa domanda, però sicuramente non ci avete messo del vostro per aiutare questa squadra ad essere un po' più leggiadra e ad andare un po' più sulle ali dell'entusiasmo. Ok, va bene. Grazie.